Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi video riguardante i blush comunici, quindi che non fanno male alla pelle, che non occludono i pori, consigliati anche per chi ha problemi appunto di pelli sensibili, insomma blush consigliati per chi ci tiene anche all'inci dei prodotti. Partiamo subito e io vi ho fatto una bella selezione per darvi proprio più scelte, anche qualche scelta che magari non vi aspettate, perché sono prodotti che proprio non nascono fondamentalmente come blush. Allora partiamo subito. Il primo blush che vi mostro è il mio Natural Powder Blush, questo qui della Benecos, e come sapete la mia colorazione è la Sassy Salmon. Ce ne sono anche delle altre, non è diciamo l'unico questo qui. Allora, il blush si presenta in questo packaging comunque molto molto semplice, anche perché non so se conoscete il marchio Benecos, ma comunque gioca sulla qualità dei prodotti e appunto del buon inci, però comunque si tiene molto sul semplice, sul basic come packaging del prodotto. Quindi si presenta in questo cofanetto trasparente con la scritta colorata di nero molto semplice, con il loghetto e con il nome del blush scritto dietro. Devo dire che questo è stato proprio, mi sembra, il primo blush che io ho comprato quando ho fatto il passaggio al bio per quanto riguarda i prodotti per il viso, e se vi devo dare un giudizio generale vi posso dire che sicuramente non è un prodotto carico di pigmento, perché bisogna stare lì molto tempo per avere una guancia più colorata e comunque non l'avrete mai troppo eccessiva. Quindi magari per chi ama blush molto delicati, leggeri, quasi invisibili, è sicuramente consigliato, quindi appunto non è molto pigmentato. Passiamo al secondo prodotto e vi mostro anche qui una conoscenza che avete visto già in altri miei video, e questo è il blush della Essence, anche questo low cost. Ci tengo a dirlo perché è bene anche cercare e apprezzare prodotti low cost, proprio perché andiamo a risparmiare, ma comunque la qualità non scarseggia, anzi. Questo qui è il mio 70 di Essence, il Silky Touch Blush, il nome è Kissable, questo già ve l'ho fatto vedere, anche questo lo utilizzo spesso. A differenza del blush di Benecos, è molto più pigmentato, ha una colorazione leggermente più spenta, vedete? Questo qui è un po' più acceso, un rosato che va nel pesco, comunque nell'arancio, invece questo è più spento come colore, va più nel malva. Comunque molto bello, a differenza di quello di Benecos è molto più pigmentato, basta già poco prodotto per darci un po' di colore, ma comunque non è eccessivo. È un buon prodotto, veramente validissimo, costa anche meno di quello di Benecos, intorno ai 3 euro se non mi sbaglio, veramente valido. Se avete la possibilità compratelo. E una cosa che ci tengo a dirvi, vabbè, ovviamente come in tutti i casi, non tutti i prodotti della Essence, come di altri marchi, sono validi allo stesso modo. Comunque, parlando di inci, per esempio, un altro blush può avere silicone, mentre questo no. Quindi state attente comunque, perché magari uno dice: ah, il blush della Essence hanno un buon inci, poi ne prende uno che magari non ce l'ha. Comunque, e questo è quello che io uso spesso. Un altro che ho acquistato da poco è sempre della linea Silky Touch, questo qui però è nella colorazione Adorable, nella numero 10. Questo è molto carino, veramente bello, ed è un rosa ciprea molto delicato. Quello qui comunque è molto delicato e carino, a prescindere appunto dal colore, la qualità è ottima, è un buon inci, un buon prezzo, quindi cosa volete di più? Passiamo a un altro blush, sempre questo è biologico, come proprio, infatti, allora ci tengo a dirvi poi tra l'altro che Benecos biologico, Essence buon inci, quindi non è, non, nel senso non fa prodotti biologici, ma a noi non interessa, nel senso, cioè se vogliamo qualcosa di valido che non abbia ingredienti dannosi, appunto come vi dicevo prima, che non vada a occludere i pori eccetera, non c'è bisogno che sia per forza di un marchio bio, basta che ha l'inci che è decente, insomma. Comunque, ritornando al blush bio, questo è sempre una marca bio che mi piace tanto, perché low cost, è sempre attenta ai prodotti che fa, alle cose che lancia, una linea comunque molto basic. Parlo della linea Avril, questa qui, e come bene diciamo che il mood è lo stesso, quindi comunque prodotti certificati bio e tutto quanto, però il packaging molto semplice, insomma cura non l'estetica ma la sostanza del prodotto.
Lascia meraviglioso. Questo è un malva più chiaro di quello di Essence che vi ho fatto vedere prima. Veramente stupendo. È quasi vira un po' nel marrone, nel marroncino chiaro, nel color cipria, bellissimo. E questo è il blush Rose Praline, bellissimo, veramente delicato, ha un colore che mi piace tanto, sicuramente è adatto a colorazioni di pelle comunque abbastanza chiare. Comunque vi consiglio blush, vi sto consigliando blush ovviamente che sono adatti per la mia carnagione che è chiara come potete vedere, quindi sicuramente per un tipo di pelle scura secondo me questi blush non scriverebbero proprio. Comunque passiamo al prossimo blush, e questo ve l'ho mostrato in un altro video ed è quello di H&M. Questi blush sono veramente carini, perché anche questi low cost, anche questi facilissimi da trovare perché in tutti gli H&M li trovate, e questo che ho preso io è il numero 19, Sugar Coral si chiama, e sono carini perché il prodotto ce n'è abbastanza, sono 0,25 grammi di prodotto, e il packaging è carino, è maneggevole, ci sono anche altre colorazioni, e quindi questo ve lo consiglio. Andiamo avanti, vi mostro un ultimo prodotto che ho comprato, cioè un ultimo nel senso uno degli ultimi che ho comprato ultimamente, e questo è stupendo, ne avrete sentito parlare tantissimo perché i brush di neve sono appunto usciti pochi mesi fa. Questo in particolare è il Monday Rose, questo qui della collezione appunto di neve, questo tema di rosa, infatti il packaging è veramente carinissimo, c'è una rosa incisa e poi i colori sono sempre belli. Neve gioca sempre molto sul marketing, sulla comunicazione visiva, e poi sicuramente ovviamente per quanto riguarda l'inci, tutto quello che poi propone, perché sono cose veramente valide e bellissime. Vabbè, mi perdo sempre troppo, faccio delle digressioni, scusatemi. Comunque, questo è il Monday Rose, vi dicevo, ovviamente come saprete ne sono usciti 7, uno per ogni giorno della settimana. Questo era quello che mi piaceva di più. Devo dire che è un colore veramente carino, è un pesco, un rosa pesco, veramente bello, è più bello, quello più bello secondo me, infatti ho preso questo. Ed io inizialmente dissi, vabbè, non lo compro, c'è un sacco di blush che me lo devo comprare a fare, poi comunque in crema non è che mi facciano impazzire, cioè per eccellenza prediligo quelli in polvere, perché poi tra l'altro mi dimentico sempre di metterlo, quindi metto la cifra e dico sempre vabbè lo metto la prossima volta, quindi poi non me lo metto mai, vabbè. Ne sa qualcosa pure la mia amica Federica, che saluto, perché io e lei siamo appassionate di make-up, e lei dice sempre, parli di tante cose di cui parliamo insieme, poi non mi nomini nei video, adesso ti ho nominato. Comunque, tralasciando questi fatti, stavo dicendo che non lo volevo comprare, disse vabbè che lo compro a fare, vedi un sacco di recensioni, però non più di tanto. Sono andata in bioprofumeria, ovviamente, disse vabbè adesso lo provo, provo qualcuno perché magari sono carini, per vedere che effetto fanno. Che ve lo dico a fare, stupendo, l'ho preso immediatamente perché è stupendo veramente, mi piace tantissimo perché poi non è una crema, non è un blush in crema, sapete, di quelli là un po' azzeccosi, un po' che si attaccano, cremosini, no, assolutamente, è un blush che diventa praticamente polvere quando lo applicate, si applica benissimo, è dosabile, ha una durata veramente lunga, è stupendo, cioè veramente ve lo straconsiglio. E questo, come vi dicevo, in particolare il Monday Rose, questo rosa pesco molto molto bello. Andiamo avanti e vi vado a far vedere un altro prodottino che ho comprato un po' di tempo fa, perché questi sono in uscita di Nabla di qualche tempo fa, e questo è il Liquid Tech Blush della Nabla. Allora ragazze, questa è la colorazione Cupido, me ne sono innamorata perché lo vedevo spesso nei video di Daniel, mi piaceva tantissimo perché è una colorazione veramente bella, è praticamente un'albicocca bellissimo, e il finish è molto carino, asciuga per bene, però avete il tempo di stenderlo, è veramente un prodotto valido, e poi la colorazione mi piace tanto, ve l'ho detto, bello veramente. E poi andiamo avanti e vi mostro invece un prodotto che potete usare come blush, ma che non nasce come blush, come vi anticipavo, perché praticamente, come qualcuno sa,
i prodotti di make up, secondo me in particolare proprio questi qui componenti che stanno attenti agli ingredienti, possono essere utilizzati anche non soltanto per le parti per cui sono state studiate e pubblicizzate e appunto per cui sono vendute, come i pennelli anche eccetera. Spesso e volentieri i rossetti possiamo utilizzarli come blush, oppure i blush li possiamo utilizzare come ombretti, oppure viceversa, insomma possiamo fare quello che vogliamo. E come dicevo, secondo me ancora di più quando abbiamo un buonici, perché sappiamo che comunque non andremo a mettere sulla pelle magari un rossetto che non è perfetto d'incio, magari può fare qualche allergia. Comunque, quello che vi faccio vedere è un rossetto che ho usato in un mio tutorial, e questo è il numero 03 Papavero di Alchemilla. Questo rossettino qui molto carino, è veramente carino il packaging, perché a parte che è dorato, ha questa figura di una ragazza che mette il rossetto, e poi è molto semplice, a parte che il colore è meraviglioso, secondo me è veramente bello, è tra un arancione, un rosso, un fucsia, insomma sono tutti questi colori messi insieme, e il colore è veramente bello e mi ricorda veramente il rosso del papavero, non lo so, mi piace tanto. Comunque questo qui praticamente è proprio biologico, ce ne sono tante colorazioni, lo potete benissimo andare ad utilizzare per metterlo come blush. Ve lo vado a far vedere proprio per farvi capire di cosa parlo, e ne prelevo poco perché questo è un bel colore intenso, lo posiziono, poi non seccandosi subito avete tutto il tempo di sfumarlo, e vi faccio vedere che bell'effetto fresco mi dà. E questo, ragazze, è l'effetto che otteniamo, guardate quanto è naturale, a parte il fatto che non avendo messo niente in faccia, non avendo messo niente sul viso, appena mi tocco praticamente divento rossa, tanto che sono bianca e ho la pelle delicata, comunque vedete quanto è bello fresco e naturale. E quindi questo era il primo blush non blush. Oppure, se vogliamo andare a prendere qualcosa con buonici, sempre di Essence in questo caso, quindi facilmente, veramente molto facilmente reperibile, con un costo strabasso, non basso di più, e sto parlando dei rossettini, questi qui della linea che c'è sempre da Essence, e il mio è il numero 01 Coral Calling, praticamente questo qui. Cioè, ragazze, voi prendete questo prodotto che ha praticamente all'interno 3,8 grammi di prodotto e lo potete andare ad utilizzare, lo mettete in borsetta, volete un poco rinfrescarvi il viso, così ve lo mettete sulle labbra, una passata leggera vi dà un bel tocco di colore, ve lo mettete sul viso e non avete l'ansia di qualcosa che vi vada a ingrassare, perché è un prodotto con buon inci, insomma, cioè perfetto. E poi ce ne sono tantissime colorazioni, ve li straconsiglio, sia come blush, come rossetti da portare sempre in borsetta, da non lo so, per idratare qualche tinta labbra, pure per questa funzione le utilizzate, insomma consigliatissimi. E infine dico, penso infine, perché poi ci sarebbero tante altre di quelle cose che uno potrebbe utilizzare, comunque io vi ho dato un'idea, poi ovviamente avete a caso il rossetto che vi piace il colore, vi sembra non troppo cremoso, melmoso, così vi sembra che possa andare bene, lo provate e lo potete utilizzare anche come blush. Comunque, l'ultimo prodotto che vi faccio vedere è questo qui della Neve Cosmetics, e sto parlando della Yum Tint, questo carinissimo burro labbra, burro cacao, non saprei definirlo, tipo sì, un burro cacao per le labbra colorato, con questa colorazione carinissima tipo color ciliegia, ma molto delicata, le fa sembrare veramente nude ma più vive, sapete quelle labbra belle rosse accese che però sono naturali, e sulla guancia come blush è veramente un bel effetto, mi dà un effetto fresco, luminoso, e ve lo straconsiglio. Allora, ragazze, io come vi dicevo potrei prendere altri 1000 prodotti e dirvi che possono andare bene come blush, ma questo è un input, poi fate voi, insomma. E spero che questi miei prodotti vi siano piaciuti, che il video possa esservi piaciuto, vi abbia interessato, vi sia utile in qualche modo. E niente, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e grazie per aver guardato. Non dimenticate di iscrivervi al canale, questa cosa non la dico mai perché penso sia palese. Comunque iscrivetevi al canale e cliccate mi piace perché mi fate contenta. Grazie e al prossimo video.